la passeggiata a Basilice doveva servire per testimoniare tutto ciò, per vedere personalmente cosa stava accadendo, ma purtroppo è stata anche l'occasione per ripercorrere le strade, o presunte tali, già battute quando a gennaio c'è stato da affrontare il discorso dei parchi eolici. Lo stupore è che, in quasi 9 mesi, la situazione è anche peggiorata rispetto a prima. Vie distrutte e difficili da battere, canali di scolo che non rappresentano una garanzia, aumento dei pali innalzati. E proprio uno di questi ha colto l'attenzione di chi sta raccontando questa storia. Lo stesso che 9 mesi fa era solo allo stato embrionale. Parliamo di progetti vecchi, di progettazioni che sono state in un certo senso calate sul territorio senza nemmeno preventivamente venire sul territorio. Dalla mia legislatura in poi impianti nuovi per adesso non sono stati progettati. Un palo di oltre 100 metri che insiste sulla stradina che la costeggia. La pala, di una cinquantina di metri, la attraversa completamente, arrivando fino al campo opposto. Inutile dire quanto sia pericolosa una cosa del genere. Questo è un progetto del 2014, sul comune di Basilice gli incartamenti esistono dal 2010. Che sia insistente molto vicino a una strada, lo è vero, e questa cosa ancora non si è del tutto definita. Una rottura, per vento o neve che sia, pezzi di ghiaccio che potrebbero staccarsi andrebbero a finire su una strada percorsa da auto e pulmini che portano bimbi a scuola. Una strada che avrebbe dovuto avere altro sviluppo, meli da 50 anni, ben prima di questo benedetto palo. Sull'eolico selvaggio, questo è ovviamente, ci vediamo in una zona dove siamo stati riempiti di eolico, in maniera selvaggio meno, io dico, se la regione autorizza, qual è il concetto di selvaggio, ascrivibile a quale normativa non seguita o meno. Di sicuro abbiamo troppe pale, questo è vero, andava governato diversamente, alcuni comuni lo fanno, altri lo hanno fatto meno, compreso anche Basilice nel passato, che non ha, secondo me, governato bene l'insediamento eolico. Al di là delle responsabilità, in generale, possibile che non ci si sia accorti di quanto fosse ancora senza senso e pericoloso un'installazione del genere?